Iniziare perché il presidente Schittulli fra qualche minuto sarà qua e siccome deve subito partire perché c'è un altro impegno, quindi noi riteniamo opportuno sia meglio iniziare. Un doveroso saluto in bocca al lupo al cugino di Gerardo Gallo, che nel pomeriggio ha avuto un grave incidente stradale e ha fatto sì che è venuta a mancare appunto la presenza di Gerardo Gallo, perché è stato chiamato. Quindi un in bocca al lupo ad Antonello. Questa sera siamo qua per presentare a voi tutti, è arrivato il presidente. Quindi di nuovo il buonasera a voi tutti e un ben arrivato al dottor presidente Schittulli. Presidente, la nostra presenza in questa sala questa sera sta a testimoniare la nostra vicinanza alla sua persona e alla politica. Alla politica che ultimamente nel nostro comune, in particolare nella nostra provincia, lascia un po' a desiderare, in quanto sia a livello comunale che a livello provinciale abbiamo delle situazioni a dir poco catastrofiche, già da qualche tempo. Quindi c'è un'immensa sfiducia da parte della gente nei confronti della politica. La nostra presenza è, diciamo, io sono un consigliere comunale, la mia presenza con il collega Giovanni Molfese è qui a testimoniare con la nostra presenza la buona volontà, l'affetto e tutta la sua stima nei confronti di questa collettività. Mi voglio augurare, in caso di vittoria, ce lo auguriamo, che la sua presenza sul territorio sia molto molto fattiva, sia molto incisiva, perché questa gente si aspetta molto, sia dal punto di vista ambientale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche agricolo e commerciale. In effetti noi abbiamo nella nostra zona un'agricoltura abbandonata a se stessa, lo stesso vale per l'ambiente, lo stesso vale per tutto quello che è il comparto commerciale. Ci aspettiamo tanto sia da lei che dal carissimo amico Antonio Giannatempo, candidato a queste regionali, candidato consigliere. Bravo. A cui va tutto il nostro affetto e stima. Caro Antonio, io personalmente ti conosco da tempo, so benissimo che la bontà della tua persona e l'attaccamento a questo territorio, in particolare ad Ortanova, dove da anni hai una sorella sposata qui con famiglia e tutto quanto. Quindi rinnovo a te l'impegno, in caso di vittoria, a stare dietro questa collettività. Niente, io non mi dilungo, abbiamo preparato un video che facciamo dopo il video. Quindi allora ti passo la parola, Antonio. Io qualche minuto, proprio per rispetto
al nostro presidente, io non parlo mai in caso di vittoria perché credo che Francesco Schittulli ha la capacità di convincere il popolo pugliese sulla buona e sana politica, cosa che, come diceva l'amico che ci ha presentati, oramai manca non solo nel nostro territorio ma manca a livello nazionale. Sapete che veniamo fuori da un dibattito molto acceso, un dibattito che purtroppo ha portato ad una spaccatura, un dibattito in cui non vede il centrodestra unito, è un dibattito però che per nulla ha coinvolto la figura e la personalità del professor Schittulli, il quale è una persona tenace, una persona soprattutto coerente e costante, e credo che i pugliesi lo premieranno, perché guardate, oggi veramente bisogna andare oltre, non per fare pubblicità alla mia lista, ma questa politica, credo, distante dai problemi del territorio, va veramente ricostruita e rifatta. Allora oggi noi, parlando al popolo di centrodestra, abbiamo due figure. Una che una volta era contro la Lega e si univa semmai con l'UDC, oggi nuovo centrodestra, e che questa volta invece sta con la Lega e sta contro il nuovo centrodestra. Io ritengo che la politica deve premiare invece chi ha la coerenza, e Francesco Schittulli ha dimostrato di avere coerenza non solo amministrando bene, dove più volte si è pigliato la soddisfazione con l'unico avversario di questa competizione, che con Emiliano a Bari, perché in tutte le competizioni l'ha sempre battuto, e credo che questo sia un buon auspicio, che Francesco riuscirà anche questa volta, anche per garantire al popolo pugliese finalmente un governo adeguato della nostra regione. Abbiamo sentito 10 anni di favole con Vendola, un pifferaio che ci ha addormentati tutti, un pifferaio che ha promessi posti di lavoro, e sappiamo che invece è al 21% la disoccupazione soprattutto dei nostri giovani, che ha promesso la rivoluzione negli ospedali e quindi nella sanità, e Francesco Schittulli, che è un medico come me, ma un medico famosissimo perché è un ricercatore, ma soprattutto brucia la sua giornata facendo il medico con un tratto umano veramente eccezionale, perché lui non è soltanto uno che cura con i farmaci, ma cura soprattutto con il rapporto umano, ed ha un rapporto veramente di vicinanza con tutte le pazienti che a lui si affidano. E io voglio ringraziarlo proprio a nome di queste pazienti che quotidianamente, ovunque va, testimoniano la sua grandezza di uomo e di professionista. Io non mi dilungo, lascio la parola al professore, al quale va il mio ringraziamento, perché oggi, ma oramai da quando è in campagna elettorale, sta facendo un tour di force e sta tornando spesso in Capitanata. Sta mostrando attenzione, conosce i problemi del nostro territorio, sa che valore ha da noi l'agricoltura, ma che resta ancora una cenerentola, ha la soluzione per i nostri problemi. Per questo io vi chiedo per lui una grande fiducia, perché veramente ci può essere la svolta per la nostra regione e possiamo andare al di là dei sogni di chi ci ha fatto pensare, sognare soltanto, invece con lui possiamo veramente vedere i fatti. Grazie, in bocca al lupo, professore. Grazie Antonio. Siamo quasi in vena di complimenti, perché io conosco Antonio, ma lo conosco da tempi insospettabili, cioè da quando non avevo nessun impegno a livello politico o amministrativo, ma ero medico, e ho avuto anche il piacere di trattare la sua famiglia. È difficile dover spiegare un po' la situazione politica. Intanto parto da una considerazione. La gente non vuole andare a votare. Perché? Perché questa politica e le istituzioni sono lontane dai bisogni dei cittadini. Io certe volte, quando vado a Roma, perché per motivi professionali vado tutte le settimane, e ho opportunità di parlare, di incontrarmi con i politici romani, io dico sempre: chi se ne andrà in un polso la situazione, chi se vive in un altro mondo, perché non capiscono quali sono i problemi reali della gente, non capiscono che qua la situazione si è talmente incancrenita che la gente non vuole più sentire parlare
di politica, perché sente sempre lo stesso linguaggio, sempre le stesse cose, sempre le stesse promesse e poi sempre disattese. Il giorno dopo le elezioni si scordano tutti. Io non ho mai cambiato il numero telefonico del mio cellulare, sempre quello. Ho sempre ricevuto gente, ma perché fa parte della mia indole, fa parte di come sono fatto io. Veniamo alla situazione politica attuale. Qua abbiamo, perché poi vedete la stampa, i media enfatizzano, amplificano le situazioni. Qua non è vero che noi siamo spaccati, ed è dalla sinistra come è spaccato, sia il PD che è spaccato all'interno, non si capisce, sia nell'ambito della sinistra stessa, perché c'è Tsipras, di Fondazione Comunista, i Verdi, il Movimento 5 Stelle e il PD. Loro sono 5, noi saremo 2, ma noi non siamo più manco 2, perché oramai la frangia che è rimasta del centrodestra è insignificante, è un residuo bellico. Hanno picchiato 3-7% a 30 Bolzano. Voi vedete che a 30 Bolzano la coppia è pure di schittulli. Visto che hanno detto che qua sono stati io spaccati, siamo usciti pure noi a spaccare. Perché? Perché non hanno più credibilità. Non hanno più credibilità, perché non si può fare il patto del Nazareno. Non si può fare un patto del Nazareno a Roma e il patto del Nazareno sulla Puglia. Perché qual è il problema? Io non voglio stare in mezzo tra la scrivania, faccio il professore. Io voglio stare in mezzo a voi. Qual è il problema? Fanno lite, fitte, Berlusconi, e c'è il popò, sono i pugliesi. Ma che se ne frega a noi delle liti loro? Io che cosa ho detto fino alla fine di aprile? Fino alla fine di aprile, alla fine di marzo, fino al primo aprile, dissi al presidente Berlusconi, col quale non sono riuscito mai a parlare da solo, 2 volte ho parlato soltanto, sempre 5 cristiani, compreso lui, 5, insieme, sempre. Dice che è il cerchio magico, mocca magica, avrei avuto una scoppola di chi ti mai vista, magica a perdere, evidentemente, magico per come si bisogna perdere. E gli dissi, presidente, guardi, faccio un periodo di tregua con Raffaele Fitto. La guerra dal 1 giugno, mo pensiamo alla Puglia, abbiamo la possibilità di vincere realmente, abbiamo degli interessi nei confronti dei pugliesi, dopo 10 anni dobbiamo cambiare. Questo è il mio intendimento. La stessa cosa disse Affitto, anzi gli imposi, disse tu devi fare una lista aggiuntiva per dar più forza al centrodestra. Affitto alla fine disse sì, non solo. Ma sino all'ultimo giorno, cioè sino a 7 giorni fa, Fitto si è piegato completamente per poter unire tutto il centrodestra, dicendo, guardate, non entro in Forza Italia, non faccio entrare nessuno in Forza Italia dei miei, faccio l'altra lista, purché stiamo insieme. Quelli hanno disposto picche, hanno detto, no, sì, possiamo stare insieme per una condizione, che non Schittulli, la polipoltrone, che si mischia Salvini, la Lega Nord, NCD e Fratelli d'Italia avevano già detto noi solo e soltanto con Schittulli, se no ci andiamo per conto nostro. Quindi c'era la volontà di spaccare da parte loro, perché cioè, Andreotti, per chi se lo ricorda, diceva certe volte pensare male si indovina. Qualcuno ha detto, sai, ci sono degli altri interessi, perché c'è la Liguria che è combinata con la Lombardia, e la Lombardia, quindi ci sono degli interessi tutti nordisti. E la Liguria, non so chi è il candidato della Liguria, del centrodestra. Ah, Toti, non so chi è Toti, comunque, è Toti. Quindi se ne fregano della Puglia, la vogliono vendere la Puglia, la vogliono svendere. Noi ci prendiamo quella e voi prendiate la Puglia. E i problemi nostri, quindi sto fatto qua di questi qua, non li consideriamo più, andiamo a sinistra, mo. Andiamo al nostro grande sceriffo, che io lo chiamo Golia, perché io sono Davide, in effetti io sono, e qui Davide e Golia, non so come finirà la storia, però Davide e Golia, andiamo lì. 5 anni fa si candidò al comune di Bari, ricandidò
e disse: prometto 30.000 posti di lavoro. Bari ha perso 34.000 posti di lavoro. Durante l'interregno di sindaco si è preso per 6 mesi l'assessorato alla cultura, si chiuse tutti i teatri, le teatri basi, tutti chiusi, in quei 6 mesi là. Non solo, poi disse: prometto solennemente che mai mi candiderò al posto di candidato alla Regione Puglia, sputatemi in un occhio se mai mi candiderò a quel posto. Ma guardate voi, siamo 4 milioni di abitanti, 4 milioni di sputi, guardate che... diventa una cosa. Questo solo per mantenerci così a livello, diciamo così, quasi scherzoso. Andiamo sui problemi seri invece, i problemi della gente. Aprirò gli ospedali sono stati chiusi. Eliminerò i ticket, amici ticket e super ticket. Aboliremo le liste d'attesa, sono aumentate le liste d'attesa. È aumentata la tassazione. Voi sapete che dal 2007 al 2015 quante tasse in più questa regione paga? Tasse regionali in più rispetto a tutte le altre regioni d'Italia? 2 miliardi 366 milioni di euro in più. 2 miliardi 366 milioni di euro. Sapete quanti sono nelle lire? In più, perché c'è la tassa sui rifiuti, l'IRAP, l'IRPEF, le accise sopra la benzina o il gasolio, l'ecotasse, cioè paghiamo tasse che voi non avete idea, in più, ma quali servizi abbiamo? Allora noi dobbiamo cercare di invertire questa rotta. Ma io non voglio parlare soltanto di quello, non voglio parlare neppure del sociale, non voglio parlare dell'ambiente, parlo soltanto di Foggia e della provincia di Foggia, che è la Cenerentola, che io considero la Cenerentola della Puglia, perché qua due province stanno nei guai, l'ultima è Foggia, poi viene Taranto, Bari e Lecce stanno boom, potranno cambiare di rendite Bari e Lecce, ma la vera situazione tragica è qua a Taranto, poi viene Brindisi. Allora l'impegno di un politico deve essere quello di tutelare soprattutto i più deboli, di prendersi cura di chi è in uno stato di sofferenza. Se io avessi due figli, un va per conto suo, l'altro stenta, zoppica, io come padre, io come madre, che faccio? Do che chi ho o do qualche cosa di più a chi va male? O cerco di aiutare chi che è più debole? Questo è quello che deve fare un presidente di regione. E qui non è stato fatto nulla in questi 10 anni. Siete stati letteralmente abbandonati. Se una donna di voi deve partorire e sta nel Gargano, per un motivo qualsiasi, abita nel Gargano, e le acque si rompono, dove cacchio va a partorire? In mezzo alla strada, nella macchina. Quali sono i punti ospedalieri, i punti nascite che sono stati fatti? Le infrastrutture, ma è mai possibile che uno che viene dal nord per andare sul Gargano, che cosa deve, quanto tempo impiega? E voi avete una realtà paesaggistica bellissima, unica, avete ispirato col vostro mare, pure alle Tremiti, Lucio Dalla, ma il mare nostro, il mare vostro, non è un mare di Rimini e di Riccioli, che è giallo. E che cosa mancano rispetto a Rimini e Riccione, dove c'è ricchezza, prosperità? Mancano i servizi. E chi che deve fare i servizi? Li devono fare le istituzioni, li deve fare la politica. Allora io penso per esempio alla vostra costa, una sorta di movida, come Barcellona, dove costruire alberghi, ristoranti, discoteche, punti di riferimento che devono essere punti di riferimento annuali,
non soltanto i mesi invernali, attraverso delle convenzioni che la regione deve fare con l'Unione Europea, con l'Europa, con gli altri paesi. La Bosch, che ha 400.000 dipendenti, deve portare qui i suoi dipendenti con dei pacchetti vacanza interessati e coinvolgendo la regione. Devono portare le loro famiglie, i pensionati, e devono venire durante le settimane di tutto l'anno. Ma io ci chiovo, dice, ma stai chiovo, ci faccio vedere, ma fa vedere. No, ma qua ci sono delle bellezze naturali, paesaggistiche, c'è una storia qua, ci sono i castelli, ci sta Padre Pio, San Pio, Monte Sant'Angelo. Ricordatevi anche gli scavi di Erdogan. Oh, non solo, bravo, i Monti Dauni. Ma avete delle bellezze straordinarie, avete un paesaggio favoloso, castelli addirittura chiusi quando noi li dobbiamo aprire per dare l'opportunità a chi? Per dare l'opportunità ai turisti di innamorarsi di questo territorio. E dobbiamo farli mangiare nei nostri agriturismi, nelle nostre masserie, perché lì devono gustare i nostri prodotti. E quando vanno via devono dire, oh, ci hanno dato la regione un gadget di 50 cc, 100 cc di olio extravergine, quanto è buono. Devono avere la brochure per far vedere le nostre cose belle, che devono darli ai figli, ai parenti, agli amici, per farli diventare un polo di attrazione. Questo è quello che dobbiamo fare. Io su che cosa mi sono impegnato? Io purtroppo devo andare a Cerignola e quindi non posso dirvi tutto, però mi sono impegnato su due cose. Primo, se vinco, sappiatelo, l'assessore regionale, io metterò un solo assessore che deve essere abbinato, agricoltura e turismo. L'assessore regionale all'agricoltura e turismo, uno solo, sarà di Foggia, della provincia di Foggia. Questo sia ben chiaro, perché voi dovete partire. Non ci saranno se e non ci saranno ma su questo. Quindi sarà il responsabile della ripresa, del rilancio di questo territorio. Perché se io rilancio questo territorio, io vado a rilanciare tutta la Puglia. Se io vado a sbloccare il tratto ferroviario Termoli-Lessina, se io vado a creare un'alternativa tra Foggia e Manfredonia a livello ferroviario, se io metto in moto un sistema di ferrovie più gomma, ma solo per i turisti, da farli ruotare, da farli viaggiare, da far vedere tutte le bellezze nostre, io ho sollevato la situazione, io sto creando, creo posti di lavoro, do sviluppo, do incentivi ai nostri giovani che invece di andarsene rimangono. Se se ne vanno non tornano più e noi diventeremo più soli e più poveri. Io istituirò la social card. La social card significa che devo dare come regione una carta di credito regionale per chi non arriva a 1.000 euro di pensione, perché noi dobbiamo rispettare gli anziani. Non è possibile che gli anziani prendano 400 euro di pensione, 500 euro di pensione, che non gli serve non a campare. Danno la 5 euro al nipote, aiutano i figli, i nostri nonni. Ma è mai possibile? E io regione devo scialacquare con le società, le agenzie, le autorità, i consorzi, le fondazioni, tutto in rosso. Devo tenere la fiera del Levante in rosso, che pagate voi, e la fiera dell'agricoltura è chiusa a Foggia. Devo tenere la fiera del Levante che pagate voi, perché il presidente della fiera del Levante è nominato presidente della regione e il vicepresidente della fiera del Levante, che è un costruttore, è nominato da Emiliano, e poi sono consiglio di amministrazione, e poi c'è l'ASISPA, l'ASISERVIZI, l'AMTAP Servizi, AMGAS, AMGAS Servizi, AMIO, AMIO Servizi, presidente, vicepresidente, consigliere, collegio di visione, collegio di visione. Ma noi dove stiamo andando? Ecco l'istituzione della social card, ecco i tagli della politica. E che farò? Io devo dare l'esempio, perché sennò non divento credibile. Io, eletto presidente della regione Puglia, dal 1° giugno di quest'anno toglierò il mio stipendio di presidente della regione, compreso la liquidazione e il vitalizio, che passerò alla Caritas automaticamente, senza che devono passare da me. Perché grazie a Dio non ho bisogno. Così come io, il pensionato, andiamo a comprare un farmaco, io pago il ticket e il pensionato paga il ticket.
io devo pagare l'intero costo della medicina, del farmaco, perché io me lo posso permettere, perché il mio reddito me lo può permettere. E quello deve andare a beneficio di chi non se lo può permettere, che non deve pagare il ticket. Ecco come devo togliere io il ticket e i super ticket. Non ne parliamo di come sta l'agricoltura, IMU, non ci parlano l'anacise, l'agricoltura, e dobbiamo farla riprendere, perché mio nonno era un contadino, era un coltivatore diretto, mio nonno. Quindi dobbiamo, io ho visto mio nonno piangere quando un anno non ci stai tanto l'integrazione o Pugrana. Bravo, ha detto nome e cognome, non c'era l'integrazione, si mise a piangere un anno perché a maggio, prima di Cetrabia, a maggio faccina grandinata, acqua, cioè, distrusse tutto il raccolto, se n'era andato un anno di fatica. Allora noi dobbiamo stare vicini a chi davvero lavora, non a chi faccio un politico, un poeta, un sceriffo, cosa eccetera, di quelli noi non abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno invece di persone che sappiano stare vicino ai più bisognosi. Io mi toglierò lo stipendio che devolverò alla Caritas, perché stanno aumentando le richieste da parte della Caritas, perché mi ha detto il mio arcivescovo Francesco, vedi, 5 anni fa il 30% erano pugliesi, il 70% erano extracomunitari, oggi il 70% sono pugliesi, il 30% sono extracomunitari che vengono a chiedere un pasto e vengono con tanta riservatezza, perché non sono soltanto più i poveri poveri, ci sono anche i separati, ci sono anche gli insegnanti in pensione, ci sono anche gli anziani che hanno una pensione di 600-700 euro e pagano 500 euro di fitto. Guardate, noi siamo cattolici, noi siamo cristiani, questo è il valore della solidarietà, questo significa fare una politica nobile, diversa da quella attuale. Allora, io non voglio dilungarmi, avrei tanto da dirvi, l'ho finito di dire poco fa a Foggia, ora andrò a Cerignola. A Cerignola sarò ancora più sintetico, tanto stai già a tempo, quindi posso essere più sintetico. Anche perché stamattina, come voi, mi sono alzata all'alba alle 5 per andare a Roma e poi da Roma sono venuto qua. Che cosa voglio dire a voi? Voi dovete non solo votare, perché i voti vostri li do già per acquisiti, ma dovete convincere gli altri a non andare a votare, perché gli altri non vogliono andare a votare e hanno ragione di non voler andare a votare, perché non credono in questa politica. Ma se non andiamo a votare, la situazione potrà soltanto peggiorare, non migliorare. Allora ci vuole un cambiamento dopo 10 anni di sinistra, di devastazione della sinistra. Tanto, peggio della mezzanotte non può essere, peggio di come stiamo non può essere, poi più notte della mezzanotte non può essere. Quindi dobbiamo convincere gli altri a dire: senti, andiamo a votare, sta questo qua che ha detto che deve fare questo, e quelli risponderanno: sì, l'ha detto, poco, beh, non lo faccio. No, ha detto che si dimette. Quando Cristiano dice che si dimette, non si dimette. Io invece mi dimetterò prima delle elezioni. Voi andate a votare il 31, andremo a votare tutti il 31. Io mi dimetterò il 25 maggio di quest'anno, perché consegnerò un documento. Nel documento sarà tutto scritto. Io, eletto presidente, rinunzio allo stipendio di presidente e i suoi derivati, vale a dire liquidazione, eccetera, devolvendoli alla Caritas. Negli scaffali che stanno dei grandi supermercati deve esserci il 30% di prodotti made in Puglia, perché qua dobbiamo finire con made in Francia, made in là, made in Puglia. Devo abbattere le liste d'attesa entro la fine di quest'anno, dando così opportunità anche di lavoro. Ci mandano quanta cosa, va a fare la social card, e chi si soldi? Do il picchi. I soldi li troviamo, ci sono, e li troviamo togliendo tutte quelle che sono le società che abbiamo detto, che servono soltanto ai politici, ai trombati. Allora, per esempio, faccio un esempio. Dico, Giannattempo, mi raccomando, devi candidare, certo. Giannattempo, non si vuole candidare. E poi Giannattempo dice, ma io mi canto, faccio questo sacrificio. Poi, non ci preoccupare, che c'è niente, faccio consigliere di amministrazione, così sente, do. Niente. Queste cose devono finire, perché qua abbiamo da risollevare una situazione drammatica. Metterò tutte queste scadenze, che saranno pubbliche.
CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. E saranno semestrali fino al 30 giugno del 2017, quando abbasserò l'IRAP, che riguarda le imprese, dal 4,80 al 3,92, come sta in Lombardia e in Emilia-Romagna. Occorrerà ovviamente un impegno forte da parte del consigliere, e ci vogliono di qui quindi persone che abbiano già un'esperienza amministrativa, e Gianna Tempo è un testimone reale di questo, che può rappresentare benissimo, più che bene, il territorio. Per cui l'invito che vi faccio è nei suoi confronti. Io firmerò le dimissioni il 25 secondo questo cronoprogramma. A fianco a me ci sarà un notaio. Consegnerò questo documento firmato di dimissione al notaio, con le scadenze. Il notaio, voi sapete, è un pubblico ufficiale, questo diventa un atto notarile, un logito. Se io non rispetto queste scadenze, il notaio non deve fare nulla, deve soltanto mettere il timbro della data. Le dimissioni sono automatiche, non c'è nulla da trattare. Io non avrò adempiuto agli impegni che ho assunto, non avrò onorato le promesse, ed è giusto che io me ne vada a casa insieme al Consiglio, che non avrà evidentemente lavorato, perché il Consiglio saprà questo, perché lo sapete tutti voi, quello che è il cronoprogramma. Allora, sulla scorta di tanto, io vi chiedo un voto che abbia tre caratteristiche. Un voto utile, quindi è inutile votare Paul Poltrone, capigli. La pensione di Paul Poltrone, sapete quanto è? Magari, sempre cinque cifre però, sai, cinque cifre un potrebbe avere pure a 99.000, ma magari fosse 10.000 euro. Lasciamo stare, quindi un voto utile, è inutile votare Kit Kagen, pigliate nel Trentino-Alto Adige, hanno pigliato il 3,50, il 3,60%, sono tutti preoccupati. Voto utile, voto di coscienza. Voto di coscienza che significa? Quando andate in cabina, aprite la scheda elettorale e vedete i nomi che stanno scritti. E secondo la coscienza vostra, ecco, un voto di coscienza, secondo la vostra coscienza, a chi dovete dare il voto? A una persona che ha già mostrato di essere nella vita quello che è, che vi ha garantito, attraverso anche un atto di dimissioni, quello che farà, l'impegno che farà. E non è che sono dimissioni tanto per dirci. È un atto, è un voto affidabile. Affidabile che sì, verso una persona affidabile, uno che non è mai venuto meno. Una persona della quale parla la sua storia, quello che ha fatto. Io farò un solo mandato, non ho carriera politica da fare. Il mio impegno è quello di contribuire a passare la mano poi ai più giovani, avviare questo percorso di cambiamento della Regione Puglia. Affidabile sulla scorta che io le promesse che ho fatto le ho sempre onorate, le ho sempre mantenute, rispetto ad altri invece che non le hanno abituati a promettere, ma non le hanno mai mantenute. Ecco, se il voto dovesse avere queste tre caratteristiche, la situazione è già cambiata. Noi stiamo già alla Regione e voi avete già l'assessore regionale all'agricoltura e turismo per far risalire Foggia. Quindi la cortesia che vi chiedo è: cambiare si può. Anche Renzi ha detto che dopo 10 anni bisogna cambiare qualunque governo, e quindi 10 anni sono passati allora. Che poi il vero conduttore di tutto questo non è Vendola. Vendola sta andando così, Vendola fa il cantastorie, tant'è che a Vendola gli disse: tu interessi della cultura, delle chiacchiere, delle poesie, eccetera. Adesso ci pensiamo noi, cioè Emiliano, perché Emiliano dal 2007 è presidente e segretario regionale del partito del PD, che è il partito che regge Vendola. Senza quel partito, senza quei consigli regionali, Vendola cadeva. Invece loro lo reggono.
e lo reggono tanto bene che negli ultimi 6 anni 5 assessori regionali alla sanità hanno cambiato, 5 assessori regionali alla sanità. E sapete bene che se io vado a comprare un disinfettante in un supermercato costa 50, massimo 60 euro a seconda del supermercato, all'ASL di Foggia 1500 euro, lo stesso costo, lo stesso prodotto, lo stesso quantitativo. Qui 5 assessori regionali, e chi li ha messi? E non sono del PD, io so, di Canicattì. Ecco, sulla scorta di questo ce ne andiamo. Sulla scorta di questo, io vi chiedo questo atto di fiducia. Vi ho detto quello che devo fare. Non avete bisogno di sputarmi in un occhio, perché ci sono già le dimissioni formalizzate, ufficializzate, quindi non ci sarà bisogno di tanto. L'essenziale è che ci impegniamo tutti quanti per non far sì che i giovani rimangano, che quelli che stanno fuori, i 10.000, io sono stato, quando si è aperta la facoltà di medicina e chirurgia a Foggia, io sono venuto a insegnare a Foggia i primi 3 anni e ho visto la capacità, la risorsa proprio intellettiva dei ragazzi di Foggia. È un peccato farli andare via. Noi dobbiamo cercare di tenerli qua, di lasciarli qua, perché diventano una risorsa per noi. Questo è l'impegno che io voglio assolvere. Lo farò nei modi con i quali voi mi accompagnerete in questo percorso. Però, ecco, cambiare si può, cambiare si deve, però ricordatevi, votare si deve. Che a chi te l'hanno fatto apposta a Ferruto in 2, perché dicono che così, il 2... c'è un ponte e facciamo da sabato al martedì. Noi dobbiamo essere intelligenti, però dobbiamo dire sabato, siccome noi siamo cristiani cattolici, anzi il 31, siccome noi abbiamo come santo protettore Sant'Antonio, un 31 siamo a messa, 31 sera, la mattina di domenica del 30, la mattina di domenica 31 andiamo a votare, poi siamo dove vogliamo, 31 1 2, tanto quanto andiamo il 2 Schittulli è presidente della regione, Giannattempo è consigliere pro tempore della regione, e mo ma vedere ci viene un 3 o 4 dice che noi facciamo questo, che qui l'assessore dell'agricoltura sarà di qua, così con la, altrimenti mazzate. Noi abbiamo dei problemi sull'ambiente che non riguardano soltanto i termovalorizzatori, che non riguarda soltanto tutto l'impianto ecologico come è stato portato, riguarda anche, perché lì dobbiamo far entrare anche un'opportunità di guadagno che è determinato anche dai rifiuti. Non dobbiamo inquinare le nostre terre perché già sono state inquinate, i nostri terreni sono già contaminati, noi dobbiamo garantire invece la qualità dei nostri terreni, non la contaminazione dei nostri terreni, perché questa terra, questo comprensorio, la provincia di Foggia, per estensione agricola, è la prima d'Italia, è la più grande. Quando io ho detto che voglio qua l'assessore all'agricoltura, non l'ho detto perché mi è simpatico fare l'assessore all'agricoltura qua, è per un'esigenza fisiologica, naturale, come è naturale che sia abbinata anche al turismo, perché chi più dell'agricoltore tiene all'ambiente, alla qualificazione dell'ambiente? Qui dobbiamo essere molto, molto chiari, molto espliciti, e su questo noi dobbiamo non lavorare, dobbiamo produrre, dobbiamo dare delle risposte concrete, e su questo io, il mio impegno è totale, ma è totale perché mi gioco tutta la partita su questo territorio e su quello di Taranto, che è fortemente penalizzato, come vi ho detto all'inizio. Per cui insieme dobbiamo fare questa campagna, insieme dobbiamo, in questi ultimi 15 giorni, non ci credete alle cose, ai sondaggi? I sondaggi sono tutti prezzolati, Una settimana fa avevano detto che Cameron aveva perso, cuda perché la maggioranza assoluta, e i sondaggi avevano detto che perdeva. Quindi dobbiamo essere ora intelligenti, non possiamo più farci abbindolare né da Salvini né da chi ha tante di quelle proprietà che non si manca dove esci, però vuol mettere un bacione a noi Puglia e vendere la Puglia a Renzi.
su accordi che passano sulla testa nostra. Noi su questo dobbiamo essere determinati, decisi, e mi raccomando a far votare chi non vuole andare a votare. Auguri.